Allora, grazie di essere venuti a questo incontro, grazie appunto agli organizzatori di questo meetup. Andiamo subito al tema dell'incontro che è il PHP 7, quindi la nuova versione, nuova, diciamo, ormai sono più di un anno che è uscita, di questo fantomatico linguaggio. Alcune note su di me: come è stato già detto, sono uno sviluppatore di vecchia data, lavoro per la Rogue Wave Software, che è una società americana che ha acquistato la Zend Technologies, che era la società dietro la PHP, questo un anno e mezzo fa. Quindi, diciamo, il mio ruolo non è cambiato soltanto chi mi paga lo stipendio, sostanzialmente. E sono uno sviluppatore open source e faccio parte del team di sviluppo di Apigility e Zend Framework, che sono due grossi progetti in ambito PHP. Per grossi intendo più di 120 milioni di installazioni dal 2006, quindi insomma dei bei progettoni. E sono uno speaker, questa dovrebbe essere la mia 85esima presentazione dal vivo su un tema tecnico. Grazie. Ho fatto anche qui al Toolbox un TEDx sulla programmazione creativa, perché ovviamente a tempo perso, che ovviamente non è mai perso, e cerco di utilizzare il codice, la programmazione, anche per fare qualcosa di, diciamo, più creativo, quindi più artistico, tra virgolette. E ho fatto ricerca prima di entrare nel mondo della, diciamo, dell'industria. Ho fatto ricerca come in computer science, tanto per essere così creativi, all'Università di Amsterdam per circa un anno e mezzo. Poi sono passato, diciamo, al lato oscuro e quindi sono entrato nel mondo del business. E ho cofondato qui nel 2009-2010 il PHP User Group Torino. Stato molto attivo in passato, diciamo adesso un po' meno, però stiamo cercando, insomma, così, di riportarlo un po' in auge. E quindi, anche se siete interessati al PHP e volete partecipare al PUG Torino, potete trovare il sito, che è torino.grusp.org. Comunque poi lascerò le slide, dove vedete nelle slide il colore blu è un link, quindi potete poi consultarlo tranquillamente, perché le slide sono fatte ovviamente in HTML, per rimanere in tema. Ok, prima di iniziare volevo sapere quanti di voi utilizzano o hanno utilizzato o vorrebbero utilizzare il PHP. Tutti? Perfetto, messa così. Quanti di voi hanno utilizzato il PHP in passato? Tutti? Ok, perfetto, quindi possiamo tranquillamente bypassare questa slide che spiega che cos'è il PHP. Per rispondere alla domanda: ha senso ancora utilizzare il PHP? Beh, diciamo, i dati attuali, perché sono appunto quelli che ho preso qualche ora fa sul sito w3tx.com, dicono che il PHP è utilizzato dall'82,6% dei server del mondo, server online. Quindi è sicuramente una tecnologia predominante, oserei dire, dominante sul web. Anche se esistono ovviamente moltissimi altri linguaggi di scripting lato server, ciò non toglie che il PHP tuttora è utilizzato da siti web come Facebook, Wikipedia, Yahoo, Etsy, Flickr, Badoo, Tumblr, Dailymotion, la lista è infinita. E quindi sicuramente una tecnologia attuale. È una tecnologia attuale anche se ha diversi anni, cioè parliamo di un linguaggio che ha più di 22 anni, quindi ne ha viste di cotte e di crude, diciamo. È un linguaggio che è completamente oggetti a partire dalla versione 5 del PHP, quindi, diciamo, chi proviene dal mondo di programmazione più strutturata tipo Java, può tranquillamente continuare a usare gli stessi paradigmi, gli stessi design pattern anche in PHP. L'ecosistema PHP conoscete tutti, progetti come Drupal, WordPress, Joomla, sono tutti progetti ovviamente scritti in PHP, quindi, diciamo, la community del PHP è gigantesca. Ci sono appunto applicazioni di content management system, e-commerce tipo Magento, uno di quelli più conosciuti, CRM tipo Sugar CRM, che è appunto un altro progetto anche business, wiki, e framework di sviluppo. Cioè, se scrivete PHP software su Google, esce fuori di tutto, quindi esistono software, librerie per qualsiasi esigenza. E
Il PHP 7 è, diciamo, la grossa novità che sta un po' dando una grossa spinta alla community. Perché le novità sono tante, a partire dalla performance, ecco il motivo del mio intervento qui oggi in questo meetup, ma non solo le performance, anche le nuove funzionalità del linguaggio, ne vedremo alcune, diciamo, concentrerò maggiormente l'attenzione sulle performance, visto che appunto è il tema del meetup. Una cosa che volevo farvi notare è che dalla 5 siamo passati direttamente alla 7, alcuni di voi potranno dire, vabbè, ma la 6 che fine ha fatto? È una domanda lecita. Allora, la 6 ha una lunga storia, ovviamente è stata proposta all'interno della community la versione 6, hanno iniziato a sviluppare diciamo, alcune funzionalità, una delle più importanti era il discorso dell'Unicode, quindi il supporto dell'Unicode a livello proprio di linguaggio, di programmazione. Per un po' di mesi, anche anni, è rimasta semplicemente quella la funzionalità che come proposta di PHP 6, e poi non è andata neanche a buon fine, nel senso che le persone che ci sviluppavano non hanno più continuato lo sviluppo. Morale della favola, il progetto è stato abbandonato, anche se sono usciti libri sul PHP 6, hanno fatto conferenze sul PHP 6, non è mai stata rilasciata la versione, quindi se vedete un libro PHP 6 bruciatelo per cortesia, perché non ha alcun senso. E quindi fondamentalmente non aveva senso riprendere il PHP 6 come numero per questioni di marketing, di comunicazione, siamo passati direttamente alla 7, quindi la 5 è diventata la 7, un po' quello che ha fatto Microsoft con le versioni dei sistemi operativi. Allora, queste sono le versioni supportate, attualmente supportate, la 5.6 in realtà ho scelto questo colore diciamo arancione, non rosso, perché in realtà, come potete vedere, il supporto attivo è terminato il 19 giugno di quest'anno, quindi se avete la versione 5.6 non ci saranno più nuove funzionalità sulla versione 5.6, c'è solo garantito la security support, quindi bug fix, security issue. Il consiglio ovviamente è quello di passare il prima possibile alla 7 o anche meglio alla 7.1, perché i supporti sono scritti qui. Quindi fino al 3 dicembre 2017 la 7.0 ci saranno aggiunte le nuove funzionalità. E il 3 dicembre 2018 scadrà il security support, mentre la 7.1 siete coperti fino al 2019. Quindi diciamo, è sicuramente consigliabile questo passaggio. Piccola domanda, chi di voi sta utilizzando PHP 5? C'è qualcuno che utilizza una versione precedente alla 5.6 in produzione? Ok, sappiate che state rischiando grosso. Qualcuno che utilizza la 7 in produzione? Ok, quindi avete anche diversi sistemi e non avete la libertà di fare l'upgrade, però avete la libertà di dire guardate che signori stiamo girando con una roba in produzione di cui non possiamo garantire la sicurezza, fondamentalmente di questo stiamo parlando, è un po' come quello che è successo qualche giorno fa col discorso del malware su Windows XP, stessa cosa, quindi vi ho avvertito. Ok, PHP 7 in a nutshell, ovviamente la caratteristica più evidente è il miglioramento di performance, vi farò vedere diversi benchmark e vi spiegherò da dove è uscito fuori questo coniglio, da quale cilindro è uscito. Un'altra novità del linguaggio è la possibilità di dichiarare i tipi per le funzioni e per il ritorno delle funzioni, quindi avete la possibilità di specificare il tipo dei parametri e il ritorno del dato anche a livello scalare, quindi integer, string, eccetera. Questa è sicuramente una cosa che mancava al linguaggio, che rimane comunque in un linguaggio non tipizzato, quindi non è come Java dove dovete comunque per fare un esempio, dove dovete inizializzare una variabile specificando il tipo della variabile. In PHP potete usare una variabile al volo, buttargli dentro un oggetto, una stringa, un intero, cambiarlo, fare quello che volete, però almeno quando interagite con una classe, con una funzione, c'è la possibilità di specificare, no, attenzione, questa funzione accetta una stringa e restituisce un intero, per esempio, e quindi se tu provi a passargli qualcosa che non è una stringa, dà un errore proprio l'engine PHP, quindi sicuramente aiuta
nella riduzione dei bug, perché vi assicuro che la maggior parte dei bug su progetti grandi tipo quello di Zenframe venivano proprio dal fatto che uno doveva: ma cos'è questo input? È una stringa? Se non è una stringa fai questo, se non è una stringa fai quest'altro. Insomma, un modo di programmare un po' alla Far West che può produrre diversi problemi, soprattutto quando il progetto è gestito da più persone. Funzionalità un po' più esotica, tipo l'Anonymous Class, cioè la possibilità di creare al volo delle classi anonime. Sapete che esistono appunto le funzioni anonime, se venite anche dal mondo tipo il Clojure, JavaScript o Node.js, l'ordine del giorno. La stessa cosa si può fare in PHP. È stato aggiunto il tipo null, quindi potete specificare una variabile appunto che può accettare un valore null o un valore, qualsiasi altro valore. Il void return type, la possibilità di specificare per una funzione che non restituisca niente. Questa in realtà è una cosa che il PHP già supportava, nel senso che bastava non restituire niente e la funzione continuava a essere eseguita. Solo che adesso, specificando void come ritorno, quindi in maniera esplicita, se qualcuno prova a restituire qualcosa, l'interprete si arrabbia e vi dà un errore. Quindi diciamo anche qui un modo più strict, più, come si dice in italiano, più formale, più controllato per appunto per scrivere il codice, più sicuro fondamentalmente. È stata introdotta, questo è molto interessante, una nuova gerarchia degli errori, quindi a livello di eccezioni potete una volta non era possibile catturare l'eccezione di un errore, un fatal error, un PHP parsing error, questi errori appunto intrinseci dell'engine. Adesso è possibile farlo, quindi potete fare cose anche esotiche, tipo provare a includere un file su una try catch, un file PHP, e prendere un parser error. Quindi queste cose, diciamo, sono ovviamente cose un po', diciamo, non da utilizzare nell'uso comune, ma vi assicuro che se iniziate a fare testing, integrazioni, cose di questo tipo, possono essere utili un sistema del genere. Poi, soprattutto per chi sviluppa framework come me, è molto utile perché io posso fare una try catch di un blocco che viene eseguito a prescindere da quello che c'è nel blocco e quindi catturare comunque un errore, quindi gestire tutti i possibili casi fondamentalmente. Questo è stato introdotto col 7.1, la possibilità di gestire il catch multiplo, quindi potete dire se è un'eccezione di questo tipo o di quest'altro tipo o quest'altro tipo ancora, fai questo. Quindi è una cosa, diciamo, interessante, vi farò vedere un esempio. Ovviamente ci sono tantissime altre funzionalità, io qui non le ho incluse perché appunto non volevo annoiarvi con questo elenco. Passiamo al tema caldo di questo incontro, che sono appunto le performance. In realtà il tema delle performance sul PHP è un progetto chiamato PHP NG Next Generation dal mio collega che lavora in Zend, Dimitri Stogov, che ha speso più di un anno della sua vita a cercare di capire come migliorare le performance dell'engine del PHP, quindi partendo dal PHP 5. Ha fatto vari esperimenti, ha provato anche a realizzare un just-in-time compiler, perché anche qui c'è un grosso dibattito, diceva PHP è un linguaggio interpretato, se vogliamo aumentare le performance dobbiamo avvicinarci ai linguaggi compilati o pseudocompilati, come ha fatto Facebook con Hack o HHVM. Lui ha provato a fare appunto just-in-time compiler, in realtà le performance che uscivano fuori erano sicuramente migliori del PHP 5, ma non così buone, soprattutto nei confronti di altre tecnologie. Allora ha detto: proviamo a procedere per una strada diversa, proviamo a riscrivere proprio completamente la data structure del PHP, quindi come vengono gestiti le variabili in PHP, gli array, come vengono gestite le tabelle hash, tutto, cioè proprio le basi. Ovviamente detta così è un progetto, ripeto, da più di un anno di sviluppo, lui è un'altra persona. E alla fine ha avuto ragione, perché i benchmark che escono fuori, avendo riprogettato completamente la struttura dati del PHP, sono fenomenali, non c'è altro modo per definirlo. Vi do subito un esempio, non so se riuscite a leggere le slide. Comunque c'è un banalissimo ciclo for in PHP che crea un vettore di 1 milione di elementi, dove ogni elemento è un semplice array contenente la stringa hello. Quindi,
niente di così sofisticato. E poi c'è una stampa del memory get usage, che è una funzione PHP che vi dice quanta memoria sto utilizzando, questo script ha utilizzato. Allora, se provate a eseguire questo script con il PHP 5.6, la memoria utilizzata che esce fuori sono 428 MB. Con il PHP 7 33 MB. Ripeto, 428 MB, PHP 7 33 MB, cioè praticamente un ordine di grandezza in meno. Il tempo di esecuzione, anche qui, col PHP 5.6 è circa mezzo secondo, col PHP 7 è 0,06 secondi. Anche qui praticamente un ordine di grandezza in meno. Quindi diciamo, questi numeri possono sembrare magia, ma sapendo che è stato riscritto completamente, sostanzialmente, il linguaggio, la struttura dati del linguaggio, si capisce che forse prima, diciamo, queste strutture dati non erano scritte, non erano così performanti, non erano scritte proprio in maniera, diciamo, egregia, mettiamola così, per usare un eufemismo. Allora, ho detto, va bene, ok, abbiamo visto un confronto tra il 5.6 e il 7. Proviamo a vedere con altri linguaggi interpretati, tipo Ruby, Python e Perl. Questo grafico dà sull'asse Y i secondi, quindi il tempo di esecuzione. E lo script che è stato usato per testare è un generatore di frattali Mandelbrot, che è una funzione matematica che ha un sacco di iterazioni. Quindi immaginate un esempio tipo quello che vi ho fatto vedere prima, più complicato fondamentalmente, quindi elaborazione, diciamo, numerica. Se provate a eseguire questo script, questo programma con il PHP 7, impiega 0,28 secondi. In Ruby 0,68, in Python, questa è la versione 2.7.8, 1,12 secondi, in Perl 2 secondi. Per chi di voi ha utilizzato il Python, anch'io ho programmato in Python, eccetera, ottimo linguaggio, però molti dicono, vabbè, ma hai provato a fare il test con il benchmark con Python 3? Sì, l'abbiamo fatto, diciamo, non è incluso nel grafico, però se andate a cliccare sul link c'è proprio un articolo approfondito sul confronto con Python 3, PHP 7 è più veloce, diciamo, è meglio del Python 2.7, però è superiore il tempo di esecuzione al PHP 7. Aggiungo che è stato fatto anche un benchmark, purtroppo non ho i dati qui con me, quindi non ve li posso far vedere, ma se mi scrivete in privato vi posso mandare il link allo studio, che è in russo. Ho fatto una traduzione, Dimitri mi ha fatto una traduzione in inglese dell'articolo, dove è stato confrontato il PHP 7 con Node.js, che sapete essere comunque un engine fatto apposta per lo sviluppo, appunto, di microservizi, API, molto performante, perché appunto è just in time, utilizza la versione 8 del JavaScript, è multithread. Anche qui ci sono delle ottime sorprese, nel senso che il PHP 7 sembra essere, dico sembra perché non c'è ancora, diciamo, l'ufficialità di questo benchmark, sembra essere più veloce in Node.js. Quindi, allo stato attuale, il PHP 7 è il linguaggio interpretato più veloce del mondo. Quindi, anche qui, seconda motivazione per usare la tecnologia. È quello più veloce. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Ok, ci hai convinto che è veloce, o quantomeno ci hai mostrato un grafico che dice che è veloce. Vediamo nell'ecosistema PHP la differenza tra il 5 e il 7. Per esempio, prendiamo WordPress. A sinistra c'è WordPress 3.6, a destra 4.1. Adesso non so che versione ci siano in 4.7, ok. Quindi sicuramente da aggiornare. Comunque, il passaggio dalla 5.6, il grafico in mezzo è HHVM, sarebbe il linguaggio di Facebook, che potete comunque installare e utilizzare. E il terzo grafico è il PHP 7. Questi sono richieste al secondo, quindi i numeri più alti, cioè la barra più grande indica performance migliori. Come vedete, passaggio dal 5.6 alla 7, anche qui c'è praticamente il doppio più veloce. La differenza con HHVM è minima, anche se più veloce. Quindi un PHP 7, anche se rimane interpretato
come linguaggio di scripting, è più veloce con WordPress 3.6 rispetto a un linguaggio che è compilato come HKVM, just in time, comunque eseguito tramite dopo un processo di compilazione. Quindi questa cosa effettivamente è un risultato molto interessante che diciamo è sorprendente, perché se vi avessero detto guarda, io ho un linguaggio interpretato, ho un linguaggio compilato, va da sé che quello compilato è più veloce, cioè proprio a livello diciamo di chi ha fatto un po' di studi di compilatori eccetera sa che questa roba è così. Infatti benchmark secchi su cicli for eccetera danno per forza ragione, perché è così. Però su un caso d'uso reale questo è interessante, perché in realtà con WordPress non c'è vantaggio ad usare HKVM, in realtà basta usare il PHP 7. La versione 4.1 sono più o meno simili, anche se ovviamente quando vedete che i numeri crescono si spera che le performance migliorino, e infatti comunque da 5.6 di WordPress 4.1 e 3.6 passiamo da 96 a 191, cioè già di sé il WordPress, la community WordPress ha fatto un buon lavoro, perché ha migliorato notevolmente le performance rispetto a... Poi ovviamente mettendoci sotto il PHP 7 diciamo quasi raddoppiano ancora, quindi 4 volte rispetto al primo Drupal. Qualcuno di voi utilizza Drupal? Ok, anche qui PHP 7 è quello più veloce, passiamo dalla 5.6 al 7, da 182 a 316. Qui diciamo gli sviluppatori di Drupal 8, in realtà questa è la beta, ma non è che è cambiato più di tanto i grafici, evidentemente hanno inserito talmente nuove funzionalità a Drupal 8, o hanno, non, ripeto, non sono un esperto di Drupal, probabilmente hanno riscritto anche qui gran parte dell'engine, sta di fatto che il Drupal 8 è più lento di Drupal 7. Non so se qualcuno di voi mi conferma. Ah, ecco il motivo. Allora, battutaccia. No. sì, comunque è evidente che qualcosa hanno fatto nell'engine, perché passiamo da 182 a 32 col 5.6. Comunque anche qui, utilizzando il PHP 7, come vedete, è quello più performante. Magento, qualcuno di voi utilizza Magento? Ok, Magento è un progettone scritto in PHP con una marea di classi, cioè veramente una roba, forse uno dei progetti più complessi che io abbia mai visto. Anche qui il PHP 7, come vedete, è quello su cui gira meglio, e ovviamente questi tempi sono molto bassi, perché qui stiamo facendo, per esempio, qui in home page, e vabbè, quindi sostanzialmente non ci sono tante query, il tempo di esecuzione non è così malvagio. Qui in realtà il tempo decade, perché stiamo facendo sul catalog, quindi come se chiedessimo l'elenco, diciamo, tutti gli oggetti all'interno di Magento. Quindi i numeri sono effettivamente molto bassi. Comunque la cosa importante è che il PHP 7, come vedete, vi aiuta in questo senso. Quindi, Allora, qualche caso di studio, cioè persone che effettivamente, progetti che hanno migrato dal PHP 5 al PHP 7. Uno dei più eclatanti è stato Badoo, che conoscete, essere un social network per incontri, e quindi molto popolare in tutto il mondo. Loro, al passaggio a PHP 7, risparmiano $1 milione l'anno. Sono passati a PHP 5 e a PHP 7. Cioè, perché risparmiano? Perché utilizzano meno server, banalmente. Esattamente la metà di quelli che utilizzavano prima. Quindi capite il vantaggio. Una consulenza del genere veramente è una roba... Cioè, avrei voluto io andare lì. Guardate, ho una soluzione per risparmiare $1 milione. Me ne date mezzo? Un altro esempio eclatante è Tumblr, che è una piattaforma di microblogging, non so se qualcuno di voi l'ha utilizzata, soprattutto famosa in passato, comunque anche qui molto utilizzata. Loro hanno praticamente ridotto della metà il carico della loro CPU, passando a PHP 7. Dailymotion, un altro famoso sito per video, sharing di video, anche qui praticamente hanno dimezzato l'utilizzo della CPU, o meglio, hanno raddoppiato il traffico
a parità di hardware. Anche qui ci sono i link, se volete andarvi a leggere tutti i post che i sviluppatori dei vari progetti hanno fatto, con il dettaglio di tutte le informazioni. Allora, giusto per darvi un'idea, questo è un grafico che indica su Badoo, sul progetto Badoo, il passaggio. In basso sono riportati sull'asse delle X i giorni, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, e sull'asse delle Y i secondi, quindi le richieste sul R usage, sul resource usage, quando avete in questo caso sistema operativo Linux, la lista, diciamo, tutti i processi in esecuzione, questi sono i processi relativi al PHP fondamentalmente, che consumano appunto quei secondi. Potete intuire dove è stato fatto il passaggio. Non so perché hanno scelto di fare il passaggio di Friday, di venerdì, che è una roba per noi sconvolgente, cioè per europei una legge che vedo scritta in tante software house: non si fanno mai rilasci in produzione il venerdì, perché ovviamente non voglio passare il sabato e domenica a fixare, a sistemare problemi. Comunque loro, molto coraggiosi, hanno fatto il passaggio di venerdì mattina, almeno, si spera, e vedete appunto, cioè il grafico parla da sé. Se proviamo ad analizzare la memoria, quindi la memoria media sui server utilizzati, qui è praticamente devastante, perché passiamo da 37 megabyte medi di utilizzo di un'interrogazione a, non riesco neanche, forse 5, quindi è evidente il miglioramento. Questo invece è il carico della CPU medio, e come vedete anche qui praticamente si è dimezzato. Ecco spiegato la riduzione di costi su un'infrastruttura. Che poi questo è il motivo per il quale Facebook molti anni fa ha iniziato il progetto del Just-in-Time Compiler, perché voleva appunto, immaginate quanti server ha Facebook, anche un miglioramento in percentuale dell'1-2% per loro significa risparmiare probabilmente milioni di dollari. C'è una domanda? Sì, certo. Perché Facebook non ha contattato Zend? Facebook ha contattato Zend. E alcuni, diciamo, dipendenti Zend poi sono migrati magicamente in Facebook e è iniziato il progetto HHVM. Altro grafico sull'altro progetto, Tumblr. Questi sono il tempo di latenza, quindi diciamo sostanzialmente, anche se è la stessa cosa, comunque il tempo, diciamo, di risposta dell'esecuzione di uno script PHP. Come vedete, anche qui il passaggio è evidente. Questo è l'utilizzo della CPU. Anche qui stessa storia. Riduzione più o meno del 50% a livello di CPU. Molto superiore la memoria. Ma la memoria ormai non è un grosso problema a livello di performance. Ormai insomma 8-16 GB SSD escono dal sacchetto delle patatine. Quindi fondamentalmente il problema è la CPU. Non è tanto la memoria per l'esecuzione, diciamo, di queste applicazioni. Ok, quindi abbiamo fatto, diciamo, questo così, vi ho fatto vedere il vantaggio in termini di performance del PHP, però come vi avevo anticipato, il PHP 7 non è soltanto questo miglioramento di performance, che già giustifica comunque qualsiasi, cioè già solo questo giustifica qualsiasi migrazione, perché ovviamente è talmente evidente. Le nuove funzionalità. Allora, vi ho parlato del return type, quindi la possibilità di specificare il tipo. Come si fa? Avete una funzione, utilizzate due punti e specificate il tipo che volete restituire. Per esempio, la prima funzione è una funzione che restituisce un array, che deve restituire un array. Quindi se qualcuno restituisce qualcosa che non è un array al suo interno, il PHP si arrabbia e vi segnala un errore. Infatti, nel secondo esempio c'è una funzione il cui tipo è un oggetto di tipo DateTime. DateTime è una classe predefinita del PHP che serve appunto per gestire le date. Se la funzione restituisce un valore che non è DateTime, come nel caso di null, PHP ritorna un errore.
Sì. Si possono gestire più tipi di ritorno? Sì, in realtà qui è possibile gestire anche il ritorno null aggiungendo il punto interrogativo. Quindi puoi scrivere punto interrogativo date time, quello significa che o è un date time o è null. Però non più di questi due, perché altrimenti non avrebbe senso poi diciamo il limite. Si ritorna indietro a quello che era il PHP di prima. La stessa cosa si può fare anche, qui abbiamo visto il ritorno, la specifica del tipo di ritorno, si può fare ovviamente anche sui parametri, quindi specificare per i singoli parametri il tipo. Qui c'è un esempio, send HTTP status accetta due parametri, il primo di tipo intero, il secondo di tipo stringa, e restituisce appunto imposta questo header. Vabbè. Se provate a chiamare la funzione utilizzando appunto un intero e una stringa, ovviamente è tutto ok. Se provate a chiamare la funzione, per esempio, con il primo parametro stringa, ottenete un fatal error perché si aspetta un intero. E ovviamente potete fare tutte e due le cose, cioè potete specificare il tipo sia sui parametri che sul ritorno della funzione. Notate che questo script inizia con questa strana sintassi, declare strict types equal one. Che significa? Significa che questo script, mettendo questa funzione come prima linea, quindi all'inizio del vostro script PHP, l'interprete PHP effettua la verifica sui tipi. Quindi esattamente quello che vi ho appena descritto. Omettendo questa linea, o mettendolo uguale a 0, strict type uguale a 0, voi disabilitate il controllo dei tipi nell'engine PHP. Di default è disabilitato. Perché? Perché ovviamente se avete un progetto scritto in PHP 5 e volete usarlo sul PHP 7, dovevate riscrivere tutte le funzioni, tutti i tipi, perché appunto... Quindi abbiamo preferito fare in questo modo per questioni, diciamo, di sopravvivenza, perché altrimenti ci avrebbero ucciso. Però sta di fatto che potete utilizzare questo trucco, questo modo per abilitare, diciamo, il controllo dei tipi. Questo va fatto per ogni file. Anche qui la scelta è stata mirata, nel senso che se avete delle librerie scritte in PHP 5 e delle librerie che sono scritte in PHP 7, in questo modo potete farle coesistere fondamentalmente. C'era una domanda? Sì, questa impostazione si può cambiare da qualche in qualunque file? No, per ogni file devi scrivere nella prima riga questo, se vuoi che quel file venga verificato a livello di... come uno switch, diciamo il PHP quando legge quello script, se c'è quella dichiarazione abilita il controllo dei tipi, altrimenti no, fondamentalmente. E non può essere fatta all'interno dell'istato, cioè deve essere solo... non puoi accenderlo e spegnerlo, perché altrimenti... diciamo, gli viene un po' il mal di testa all'interno del PHP, non riesce a capire. No, non si può fare, però puoi fare il barbatrucco, sapete che in PHP c'è quella funzione per far eseguire una funzione prima delle altre, e quindi ci sono persone che hanno sperimentato, però diciamo la risposta ufficiale è no, si può fare, però diciamo, come sapete il PHP è molto creativo come linguaggio, quindi ci sono persone che si divertono ad hackerarlo in vario modo. C'era un'altra domanda qui? Sì, per capire se allora, con quella dichiarazione viene controllato se il parametro è un intero o una stringa. Quindi esatto. Se viene disattivata, il 403 ok verrebbe accettato. Esatto, perché sai che il PHP diciamo, non si butta via niente e quindi cerca di interpretare tutto. Dice, vabbè, 403 è una stringa, però è un numero. Io lo considero numero. Quindi faccio quelle che sono le auto magic conversion, cioè PHP c'è questa roba, diciamo, da magician, che appunto cerca di interpretare tutto e di convertire il più possibile. Solo che tu non lo sai quando programmi, quindi qui possono succedere i problemi, perché tu, se scrivo 403A... è considerato un numero 403 toglie la A o è considerata uno 0? Quindi per evitare, diciamo, questi problemi finalmente sono stati introdotti appunto questi tipi, e è bene che possiamo utilizzarli, perché vi ripeto,
la maggior parte dei bug e delle issue su PHP venivano proprio fuori da questo motivo. Ci sono altre domande su questo? Dovrebbe aver fatto positivamente su performance in interno. Esatto, perché non dovendo fare conversioni magiche al suo interno, io vado più, cioè l'interprete va più dritto e quindi riesce a eseguire più o meno più veloce. Ok. Allora, classi anonime, questa diciamo, è una funzione un po', l'ho messa perché diciamo, esotica, mi piaceva farvela presentare. C'è la possibilità di creare delle classi anonime. Quindi io, vabbè, sapete tutti, funzione anonima è una funzione che non ha nome, fondamentalmente, un oggetto che può essere eseguito, una callable. Però la classe anonima a che può servire? Cioè io praticamente in questo caso sto restituendo una nuova classe che implementa un'altra classe. Bah. Oppure addirittura qui ho una classe foo e sto creando un oggetto che è una nuova classe che estende foo. Effettivamente, diciamo, di casi d'uso nella vita quotidiana di classi anonime, diciamo, non è che ne vedo tanti. Forse quello più eclatante, quello più utile, e se fate unit test con PHP unit ad esempio, perché tutti fate unit test, vero? C'è qualcuno di voi che non fa, non so indicare, ah bravo, c'è qualcuno di voi che non fa unit test, io per primo? Ok. Facendo unit test può essere utile questo oggetto perché vi semplifica il mock delle classi. Quindi la possibilità di creare al volo una classe, diciamo, per uso interno a livello di unit test può essere comodo questa funzione. O anche se sviluppate framework o volete fare cose un po'... adattare il vostro codice a quello di un progetto già esistente, potrebbe aver senso per funzionalità molto specifiche creare al volo una classe anonima che rispetti, che ne so, un'interfaccia o un oggetto di un'altra per interazioni, insomma, cose di questo tipo. Comunque, c'è questa possibilità, quindi potete così pensarci su e provare a giocarci un po', perché provando poi le idee escono fuori, ovviamente, come sempre. Ho parlato già di tipi nulli, cioè la possibilità di specificare sia i parametri in ingresso sia i parametri in uscita. Quindi in questo caso ho una funzione high che accetta una stringa o un valore nullo come input e restituisce una stringa o un valore nullo. Vedete l'implementazione molto semplice: se il valore che ho passato è null, allora restituisco null, banalmente, altrimenti restituisco la stringa e l'ho con il nome. Vabbè, un esempio giocattolo, giusto per farvi capire come funziona. Un po' qualche considerazione. Allora, se provate a chiamare la funzione con null, ovviamente funziona perché null è un valore accettato. Con una stringa lo stesso. Se provate a chiamare la funzione senza specificare nessun valore, lui si arrabbia. Perché si arrabbia? Perché qui c'è scritto che il parametro deve essere una stringa o il tipo null. Qui non avete scritto null, avete semplicemente chiamato la funzione senza passare nessun parametro. Quindi questo è profondamente diverso dallo scrivere string $name uguale null, cioè valori di default, che come sappiamo il PHP accetta anche valori default nella funzione. È completamente diverso, perché in quel caso sta dicendo se non passo niente, quindi nell'ultimo esempio hai senza passare nessun parametro, allora metti imposta come valore di default $name a null. In questo caso stiamo dicendo una cosa completamente diversa, stiamo dicendo che il nome deve essere una stringa o null. Domanda. Quindi non si può più fare di definirlo null? Se ti serve scrivi strong string $name uguale null mettendo il punto interrogativo, perché se non metti il punto interrogativo e scrivi string $name uguale null, quindi ce l'ho, quello posso poi chiamare come nell'ultimo caso, no? Esatto. Dicevo appunto, può sembrare complicato, in realtà è molto più semplice perché è tutto più, diciamo, lineare. Un'altra cosa da notare: all'interno di questa funzione ho scritto null uguale 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 $name. Questa è una cosa che ci tengo a sottolineare ogni volta, perché
avrei potuto scrivere anche if $name oppure if not $name, allora restituisco null, perché come sapete il PHP nel caso di un valore null, se provate a chiedergli questa cosa è falsa, vi dice sì, è falsa. In realtà null non è falso, cioè null è null, falso è un valore. Quindi è sempre meglio, ricordatevi, sempre meglio quando volete essere sicuri che un oggetto, una variabile sia uguale alla, in questo caso al valore, usare i tre equal, i tre uguali. Anche qui molti bug escono fuori da questo motivo, perché dopo è scontato che il PHP interpreta quella roba in maniera magica, è meglio essere espliciti e ridurre perplessità. Domande? C'era una domanda prima dietro? Vabbè. E se il valore di default confligge con il tipo con cui è dichiarato? Ovviamente dà errore. Non puoi null, no, se metti il punto interrogativo. Se non c'è un punto interrogativo non è tollerato. Ah, quindi l'esempio che facevi prima, string name uguale null, cioè sarebbe un errore. Dove è fatto l'esempio? No, col punto interrogativo, sempre. Io davo per scontato il punto interrogativo. Ok, e senza punto interrogativo? Si arrabbia, perché ovviamente non puoi, con la specifica che deve essere una stringa, perché null non è una stringa. Quindi non è praticamente possibile realizzare un esempio, cioè farlo funzionare con questi presupposti, perché sarebbe un errore. Cioè nel senso, far funzionare senza quello di No, in realtà, allora, questo è voluto, cioè questo errore qui è voluto, perché io così sto scrivendo che la funzione deve accettare o una stringa o null. Qui non sto passando niente e quindi si arrabbia. Ok, ma quale sarebbe la sintassi per fare quello che... L'unico errore per la sicurezza è come default un numero, perché a quel punto è naturalmente in confusione, gli hai detto può essere o nulla o stringa, ma default un numero. Ma se tu gli metti o nulla o stringa, gli dai un valore di default come stringa. Che può essere una stringa o null, va bene. Quindi qui dovresti scrivere punto interrogativo string name uguale null, ok, oppure name uguale stringa vuota, oppure uguale stringa con qualsiasi valore. Cioè devi appunto ragionare, questi sono i due valori accettati, o la stringa o null. Quindi come valore di default posso dare una stringa o null. La mia domanda invece era riguardo, sì, uscendo un po' fuori dal seminato, i tre equal danno, sì, qualche vantaggio nelle performance? Sì, praticamente evitano anche qui di fare l'autoconversione dei valori. Quindi se io ho tre equal, lui cosa fa? Va a vedere prima il tipo della variabile, perché sapete che il tre equal indica l'uguaglianza sia sul tipo, ho sbagliato la password, sia sul tipo che sul valore. Quindi a livello di interprete, però diciamo non è questo il motivo per il quale usare i due o i tre equal. Ok, vedo che la platea è bella, mi piace questa cosa, pensavo fosse, siete tutti programmatori PHP, quindi. Ok, un'altra cosa appunto che avevo accennato all'inizio è la possibilità di specificare void come ritorno di una funzione. Void ovviamente significa non fare niente, cioè non restituisco niente in questo caso, però è esplicito. Sapete che il PHP, qualsiasi funzione, potete tranquillamente omettere il return oppure scrivere return punto e virgola, lui tranquillamente continua a interpretare la vostra funzione, che no, può essere diciamo una cosa positiva, ma può essere negativa, perché appunto si possono essere problemi, cioè una funzione o restituisce qualcosa o non restituisce niente, deve essere esplicita questa cosa. In questo modo potete farlo, e vabbè, qui c'è un esempio banale di una funzione che passa due parametri come reference, di riferimento, e li converti, sostituisce. Perché è interessante l'utilizzo del void? Proprio perché se io qui vado a scrivere return qualcosa, cioè restituisco qualcosa, lui si arrabbia, cioè il PHP, l'interprete dice no, un attimo, tu mi hai scritto questa funzione, restituisce void, non mi puoi restituire qualcosa. Quindi se anche qui è un altro modo per scrivere, diciamo, codice che rispetti le specifiche iniziali, che non esca fuori dal seminato fondamentalmente.
cosa interessante che vi avevo accennato, la possibilità di una nuova gerarchia delle eccezioni. Quindi fondamentalmente con il PHP 7 potete gestire eccezioni di questo tipo. Qui c'è un esempio con una funzione che passa un oggetto $obj e che richiama un metodo di questo oggetto. Se fate ovviamente try catch di questa esecuzione chiamando la funzione passando il valore null, ovviamente null non ha nessun metodo perché appunto null è null, non è neanche un oggetto, e quindi il PHP si arrabbia e vi dice attenzione, questo è un errore perché stai chiamando una funzione su un oggetto che non esiste. Quindi facendo girare col PHP 5, 5.6, quello che volete, non c'è modo di intercettare quell'errore, c'è proprio un errore dell'engine, un fatal error del PHP. Col 7 potete farlo utilizzando error come tipo di eccezione. Quindi sostanzialmente sono state aggiunte due tipologie di eccezioni, una error e l'altra exception. Tutte e due sotto, fanno parte dell'interfaccia throwable. E come sapete potete ovviamente scrivere più di un'eccezione qui, cioè se l'eccezione è tipo error viene eseguita questa roba qui, se è un'eccezione viene eseguita quest'altra roba qui. Quindi in questo modo potete, diciamo, scrivere del codice che sia più robusto, anche considerando gli errori del fatal error. Quindi può essere utile, come dicevo all'inizio, se avete progetti che includono file esterni o cose di questo tipo, potete controllare comunque che il tutto sia funzionante. Col PHP 7.1, quindi l'ultima release, è stata aggiunta anche la possibilità di gestire più catch contemporaneamente. Quindi l'esempio di prima è lampante, perché vedete qui ho sostanzialmente la gestione, vabbè, cambia un po' la stringa, diciamo, del print, però immaginatevi che queste due istruzioni siano identiche. Quindi capita spesso di avere un try catch dove ogni singolo blocco del catch è sostanzialmente identico da una parte all'altra, quindi copia e incolla, che è ovviamente una pratica pessima di programmazione, perché ogni volta che fate copia e incolla in automatico incrementate il numero di bug per almeno due volte. Comunque con multiple catch potete, quindi se avete più eccezioni la cui gestione è la stessa fondamentalmente l'errore, potete scriverlo in questo modo usando il pipe. Quindi exception type 1, pipe exception type 2, quindi nel caso di quei due tipi di eccezioni posso avere un unico codice che gestisce l'eccezione, quindi è molto utile questo. Questo ripeto col 7.1. Ok, quindi abbiamo visto il miglioramento delle performance, abbiamo visto un po' di alcune delle funzionalità, ripeto ce ne sono veramente tantissime altre, anche a livello di sicurezza è molto interessante il PHP 7 perché aggiunge tutta una serie di funzionalità, tipo per esempio la generazione di numeri pseudocasuali con un algoritmo robusto, cioè che può essere usato anche per questioni di crittografia, di sicurezza, eccetera. Sempre rimanendo in ambito di sicurezza, il PHP 7.1 è l'unico linguaggio attualmente che supporta l'authenticated encryption, cioè la cifratura più autenticazione dei dati. Anche questo è un tema importantissimo, perché se proteggete le informazioni cifrando soltanto gli elementi, cioè gli oggetti, senza dare anche autenticazione, chiunque può prendere la stringa che avete cifrato, anche non sapere cosa, ovviamente non sa cosa c'è dentro, però può cambiare un bit, un byte, può provare a giocare, e voi non vi accorgete quando fate il decrypt di quello che è successo, perché non c'è nessuna evidenza quando fate un decrypt di una encryption che vi dice no, è stato modificato un byte, eccetera. Quindi è importante l'autenticazione, quindi cifrare e autenticare. Il 7.1 dà la possibilità di farlo attraverso ovviamente l'estensione OpenSSL, quindi sono tutte primitive della libreria OpenSSL, e vi consente di fare questo. Ripeto, ci sono tantissime altre funzionalità, se siete interessati potete andare sul sito ufficiale del progetto php.net a vedere appunto il dettaglio di tutte le funzionalità. Quindi spero di avervi convinto a migrare a PHP 7. Io avrei concluso qui la mia presentazione, ci sono domande, possiamo fare una chiacchierata tutti insieme.
Certo. I contro quali sono? I contro quali sono? Ovviamente, come qualsiasi migrazione, preparare un ambiente di testing, vedere cosa succede con un ambiente di produzione. Il contro sono perdere un po' di tempo a vedere, diciamo, quello, come fare il passaggio, però vi assicuro che non è come una volta, cioè, diciamo, le funzioni backward che non sono compatibili verso il basso sono veramente poche. Ovviamente sul sito php.net vedete, c'è l'elenco di tutte le funzioni che non sono retrocompatibili. Il consiglio che faccio io, dico io, è quello: ormai siamo nell'era dei container, quindi insomma è abbastanza semplice, dovrebbe essere abbastanza semplice testare un sito in produzione. Ti fai appunto il tuo ambiente di testing, installi l'ultima versione, a questo punto il PHP 7.1, abiliti il file di log e provi a fare i tuoi test. Se hai test integrazione ancora meglio, perché ce l'hai in automatico. Diciamo su configurazioni standard, tipo WordPress, eccetera, potrebbe anche essere che si può passare da 5.6 a 7. Sì, sì, il WordPress, Drupal, sono tutti testati su 7, quindi diciamo non... A meno che tu non hai un plugin personalizzato particolare, una roba, diciamo, particolare, diciamo l'engine gira tranquillamente sul 7. Che soluzione suggerisci per installare PHP 7 su CentOS 7? Non ne... C'è qualche problema su 107? Non è supportato dalla release ufficiale. Ah, vabbè, quello è... Sono vari trend, ho visto. Uno è appunto dei pacchetti di tale RMI, cioè ci sono varie strade, però onestamente non conosco, diciamo, la diatriba. Però quello che di solito faccio io quando mi trovo appunto in situazioni del genere, dove provo a fare qualche aggiornamento automatico, mi dice ciao, prendo me lo compilo, cioè, molto banalmente. Quindi ti fai l'elenco delle estensioni che ti servono, c'è una guida molto semplice, ho scritto pure io un blog molto semplice su come compilare, non è un'operazione complessa, te lo compili e te lo installi. Cioè appunto il make install che poi lavora in automatico, per cui non è complicato. Prego, altra domanda. Quanto riguarda invece l'utilizzo di OpCache, viene rilasciata di default in PHP 7? Sì, cioè praticamente nello Zend Engine è praticamente trasparente questa cosa, anche se in realtà l'OpCache è già integrato nell'engine, diciamo, è una roba, quindi diciamo, non hai bisogno di installarlo a parte. Una volta che le vie come IPC, su queste si garantirà uno sviluppo, magari per utilizzare IPC a livello utente? Proprio su APC hai toccato un tasto un po' dolente, nel senso che in teoria sì, dovrebbe essere, adesso dovrebbero averlo sistemato. Comunque c'era qualcosa che non andava sul caching dei dati interni, quindi se lo usavi esplicitamente come una sorta di memcache, diciamo, per capirci. Però dovrebbero, diciamo, aver sistemato. No, tanto un cache sembra che non dia assolutamente, per le prove che abbiamo fatto non abbiamo trovato particolari difficoltà anche di configurazione. Sì, è rimasto tutto praticamente come era prima. Sì, non volevo solo sapere appunto se comunque ormai quando parliamo di cache PHP conviene parlare solo di OpCache o se ci saranno magari altre... Proprio dell'engine. È quella di default sua, cioè, quindi più di questo onestamente non vi aspettate miglioramenti performance sul PHP 8, perché onestamente, cioè, non... Siamo veramente, anche se dalla 7.0 a 7.1 qualche punto percentuale c'è stato, non so bene come hanno fatto, però onestamente non sono andato a indagare più di tanto, però qualsiasi miglioramento è ovviamente il benvenuto. Comunque non vi aspettate in futuro ovviamente dei passi così giganteschi, a meno che non se ne escano fuori con qualche altra invenzione, ma non credo, perché ormai veramente, cioè adesso il core del linguaggio è scritto bene, cioè, quindi insomma è tutto più coeso, perché sapete PHP è nato come linguaggio giocattolo, diciamo le cose come stanno. La prima versione PHP 1 di Rasmus Redford era una collezione di script CJBin, quindi insomma non è neanche un linguaggio, diciamo,
dalla versione 3 inizia ad essere un linguaggio, anche se anche lì alla fine era una tesi di Zev Surasky e Andy Gutman, cioè i due creatori della Zend Technologies, della società. E quindi era una tesi di laurea, che poi ovviamente è evoluta con gli anni, eccetera, però poi il PHP 5 è stata una grossa, diciamo, sistemata, oggetti che erano, perché il PHP 4 aveva provato a inserire gli oggetti, le classi, però era anche lì una poco più di un giocattolo, infatti quelli di Java ridevano, ah, utilizzi il PHP 4, ah. Adesso non più, per fortuna, dopo insomma 22 anni anche noi abbiamo capito come è diventato maggiorenne, esatto. Può bere anche l'alcol in America, dopo sapete 21 anni. Due anni fa mi hanno chiesto, sono andato in un pub in America, mi hanno chiesto, mi fa vedere la carta d'identità? Sì, certo. Sono molto, molto strict, molto... Certo, certo. Grazie, un complimento. No, no, lo chiediamo a tutti. Ah, va bene, allora. Altre domande? Io ne volevo fare una, non so se è quello. Comunque, c'è un IDE che supporta tutte le nuove caratteristiche del linguaggio? Sì, la maggior parte degli IDE del mondo PHP supportano, da Zen Studio, che è quello che produciamo noi, a PHP Storm, insomma, ce ne sono diversi. Anche quello della Microsoft Visual. Visual? Sì, quello free, esatto, su supporto. Poi se sei uno come me un po' più attempato, anche se usi Vim eccetera, o Atom, se vuoi fare un po' più diciamo il fighetto, è supportato tranquillamente. Non lo so perché non sono cose, però che ne so, io ricordo quando sviluppavo sì, no, qui in realtà quando inizi a scrivere lui poi fa la ricerca, ti esce fuori la lista delle funzioni, anche le tue, quelle che scrivi tu. Questo è interessante, un editor un po' più evoluti tipo PHP Storm o Zen Studio, anche i file che includi tu o i metodi lui ti fa vedere, cioè apri un oggetto, ti fa vedere appunto la lista di tutti i metodi di proprietà dell'oggetto che hai creato tu, quindi è comodo per quello, soprattutto in progetti grandi è fondamentale avere uno strumento che aiuti. Ma secondo me, se si permettete, come si controlla la performance di un'applicazione con un sistema operativo, oppure c'è un tool? Questa è una domanda da $1 milione, nel senso che ovviamente le performance vanno migliorate, cioè vanno valutate. Se tu inizi a preoccuparti delle performance vuol dire che qualcosa non va. Cioè, tendenzialmente funziona così, ma non perché, cioè proprio è una cosa retroattiva, nel senso che se io sviluppo un'applicazione web, la metto online e nessuno si lamenta, perché di fatto questa è la... Quando iniziano a lamentarsi, da lì inizi a domandarti, ok, c'è un problema di performance, come facciamo? Allora, la prima cosa che vai a vedere, parlando in ambito web, ovviamente, sono i tempi di risposta, quindi tu vai a vedere... Sostanzialmente un'applicazione web cos'è? È una scatola nera che accetta un HTTP message, una richiesta, e produce un HTTP response. Quindi è un oggetto che manipola stringhe, detto proprio in maniera al nocciolo della questione. Il problema è queste stringhe, cosa chi genera queste stringhe? Allora, c'è una parte di front-end, c'è una parte di back-end, c'è una connessione al DB, ci sono connessioni ai servizi esterni. E lì poi dal primo numero che è response time vai a indagare e a capire, ok, ma è perché la maggior parte dei problemi non è tanto legata al mondo del PHP. Adesso poi soprattutto il PHP 7 è difficile che il problema sia il PHP. La maggior parte dei problemi è il front end e l'integrazione ai servizi esterni. Quindi accesso al DB, collo di bottiglia, sicuro, ma una valanga di... join su più tabelle, primo con le bottiglie. Lato front-end, qui ci sono persone che ne sanno più di me, le immagini, la concorrenza degli oggetti, se la tua pagina ha 400 JavaScript con servizi esterni, insomma lì c'è tutto un mondo, infatti il gruppo, il meetup qui apposta per cercare di indagare ogni volta temi diversi su questo macro
mondo delle performance. Diciamo che tendenzialmente ci sono anche delle best practice che uno dovrebbe seguire quando sviluppa, però in realtà anche qui, ovviamente, best practice generiche sì, cose troppo specifiche io sconsiglio di applicarle a priori, perché la preottimizzazione, c'è cioè un famoso detto che dice appunto la preottimizzazione di un codice è il diavolo, cioè qualcosa che effettivamente poi ti fa perdere di vista qual è la finalità del tuo codice. Quindi tu dovresti scrivere il codice seguendo ovviamente delle best practice, ma non preoccupandoti più di tanto delle performance. Ovviamente prendete con granu salis questo che sto dicendo. Non è che devi scrivere codice a caso, cioè seguendo le best practice normali, però non preoccupandoti di uno specifico, di mettere subito la cache con APC eccetera, perché forse tra qualche mese tu scrivi il tuo codice, vai dritto all'obiettivo, tra qualche mese c'è il problema, allora inizi a vedere i margini di miglioramento. Ovviamente se scrivi codice male dall'inizio i margini di miglioramento sono zero, però c'è sì, vabbè, sì, certo. Riscriverlo, come ovviamente dicono tutti, quando viene un programmatore, dai un codice, lo dai a un altro, dice no, qua dobbiamo riscrivere tutto, cioè questa non è... Grazie. Se gli dai il suo, non pensi a me. Sì, infatti. Allora, Nginx e Apache, anche questo è un tema abbastanza controverso, nel senso che Apache è un software che gira da anni ed è super consolidato, eccetera. Nginx ovviamente è una roba più recente, è ottimizzato, cioè più semplice da configurare, quello sì, perché Apache certe volte è veramente complicato da configurare. Però secondo me a livello di Nginx per i file statici è sicuramente più performante, a livello di PHP stiamo più o meno lì in termini di performance, nel senso che se tu prendi una persona esperta di Apache, cioè che lo sa, che lo conosce bene, lo sa configurare bene, alla fine della fiera non c'è questo grosso salto tipo il PHP 7 e il 5. Ovviamente la Nginx, essendo più snello, avendo meno funzionalità, è più facile da configurare, è più semplice con un default sorpassare in performance Apache, quello sì, sicuramente. Però anche qui con Nginx, se non sbaglio, c'è comunque bisogno di un altro processo per interpretare il PHP. Sì, no, ma qua parliamo proprio di web server in sé, poi il discorso del PHP, se usi FPM, CJB, Infase GI, prescinde un po' dal web server. Comunque Nginx, io pure uso, devo ammettere, sono passato da Apache a Nginx per questioni banalmente anche di comodità, nel senso che è molto più semplice. C'è più documentazione, ecco quello. Io so, Apache certe volte io trovo dei gruppi di discussione degli anni 90 da aver trovato. No, se questo non lo so, perché potrebbe essere Apache, cosa che c'è messo. Sì, questa cosa è vera. Effettivamente, io dico sempre, le tecnologie sono vincenti perché sono le persone che le utilizzano, non perché sono le migliori dal punto di vista accademico. Perché se vogliamo parlare di computer science, non di programmazione di computer science, ovviamente il PHP, per esempio, non viene neanche visto, neanche considerato come linguaggio. Se vai nelle università che fanno informatica teorica, il PHP non esiste, cioè non è proprio contemplato. Però poi esci da lì e devi sviluppare in PHP, allora dico, ma forse potrebbe aver senso iniziare a farlo vedere anche un po' all'università. Infatti, questa è un'altra battaglia, non vorrei aprire una polemica qui, però anche le università italiane molte volte sono ovviamente focalizzate nella tecnologia che conoscono, quindi i professori che hanno sempre sviluppato in Java o in C o c'è Microsoft che sponsorizza, per dirla in maniera corretta, l'università, e quindi è quella la tecnologia. Poi Microsoft adesso comunque ama l'open source, ama Linux, ama PHP, e quindi siamo tutti contenti, no? Chiudiamo questa parentesi. Sì, come che il discorso di PHP è un vero lo stesso, cioè FPM, sì. CGI, eccetera, quello che si trova 5.6. Sì, sì. Sì, su piattaforme Windows in realtà su usi IIS, questa roba qui, il FastCGI è quello più utilizzato, più veloce, insomma.
che comunque Windows ha un, diciamo, una gestione dei processi, dei servizi completamente diversa rispetto a Linux, a Unix, quindi ci sono delle differenze di sistema operativo che devono essere tenute presenti quando si sviluppano sulle due piattaforme. Comunque tendenzialmente, diciamo, è abbastanza trasversale come linguaggio, è anche uno dei linguaggi più usati, nel senso che, cioè, presente un po' ovunque, in tutte le piattaforme, anche cose più esotiche. Non so se qualcuno di voi utilizza sistemi IBMI, vecchi S400, questi armadi neri, non di design, progettati da IBM. Anche lì PHP gira e con successo, devo dire. Ci sono aziende di cui non posso fare nomi, molto grandi, che gestiscono molti soldi, che utilizzano questi vecchi sistemi con PHP. Al posto del COBOL utilizzano il PHP per fare, appunto, interfacce web, sostanzialmente, cioè per gestire i dati senza dover utilizzare tecnologie, diciamo, senza aggiungere dei layer direttamente dalla macchina stessa. Allora, questa è una, in realtà, una bella domanda, perché sono state aggiunte delle funzioni specifiche nel PHP 7.1 su HTTP 2, tipo la server push, e sì, ovviamente cambia il mondo, nel senso che, come sapete, l'HTTP 2 come specifica ha la possibilità di fare delle push, quindi, diciamo, di mandare dei dati al client senza che il client te li chieda, fondamentalmente, detto in maniera molto semplice. E quindi, cioè, a livello di performance cambia tutto su un'applicazione web. Per il resto è più o meno la stessa cosa, cioè non è che cambia più di tanto. Qualcosa di più a livello, ovviamente, di sicurezza, come sapete. Però, cioè, la grossa novità è quella. Sì, il fatto di supportare nativamente il server push utilizzando il curl come estensione, che è un'estensione famosa di PHP per gestire gli HTTP message, è molto performante. Però non ho, diciamo, dati, perché ancora non ho fatto, diciamo, degli esempi, degli esperimenti, però piacerebbe avere poi tra qualche mese qualcuno che inizia a usare. Che il problema vero dell'HTTP 2 è che sono poi i client che devono supportarlo, perché se non c'è il client che lo supporta, e tu puoi rilasciare anche l'applicazione. Sì, adesso sembra però il primo posto, che sono i Esatto. Di host che si devono adattare, perché la maggior parte dei browser non supportano. Sì, i browser non adesso. Quindi sono, come dici tu, chi eroga i servizi, che è un po' un'eterna lotta, no? Grazie. Prego. Non ci sono altre domande? Un minuto preciso. È stata prestata particolare attenzione anche al miglioramento della compatibilità delle librerie, per esempio per il multithreading? Cioè, c'è stato comunque un salto tra PHP 5.6 e PHP 7? Ma salto non definirei salto. Diciamo, sono state aggiunte alcune funzionalità, per esempio, te ne dico una, la gestione dei segnali asincroni a livello di sistema operativo usando la PCTNL, che è un'estensione del PHP. Quindi c'è la possibilità perché molte persone utilizzano il PHP per far girare dei processi come servizi. Quindi il PHP che gira, sapete, il PHP non ha un meccanismo specificato di garbage collection, quindi quando tu allochi degli oggetti in memoria rimangono lì, fondamentalmente. C'è un generatore di probabilità che ogni tanto cancella proprio i dati in maniera brutale, cioè proprio senza nessun. Quindi, diciamo, non è perfettamente, diciamo, studiato per eseguire questi script a lungo termine. E quindi sono state introdotte alcune funzioni che migliorano la gestione. Però sei sempre tu che devi comunque chiamarle, queste funzioni. Ma ci sono progetti molto interessanti sul multithreading, come il progetto React PHP, che cerca, appunto, di creare uno script PHP che crea dei sottothread che sono nativi, POSIX nativi sul sistema operativo. Infatti sta aprendo nuove porte, c'è anche chi si è messo a fare dei web server in PHP per eliminare la traduzione del CJ bin. Quindi dici, ok, io prendo direttamente nel socket l'HTTP message
e gestisco direttamente l'applicazione PHP da PHP. Insomma, stanno nascendo nuove possibilità, però ovviamente è ancora un po' presto per avere qualcosa di... Allora, grazie a tutti.